Protocollo d'intesa firmato dai comuni, dai sindacati unitari e dall'ASP per l'istituzione del tavolo di lavoro permanente nel distretto sociosanitario e le iniziative da proporre ed intraprendere sul territorio. Di questo e di altro si è parlato questa mattina nei locali della Camera del Lavoro di via Pitagora Gela, presente tra gli altri Antonino Giannone, segretario provinciale del sindacato pensionati italiani. I nostri pensionati e con i pensionati del comune di Gela per illustrare il protocollo d'intesa che è stato firmato con l'amministrazione comunale di Gela nella qualità di comune capofila del distretto sociosanitario di Gela, che prevede l'istituzione di un tavolo permanente per discutere i problemi dell'assistenza agli anziani, ai disabili, ai giovani e a tutte le fasce più deboli della popolazione di questo territorio. Ne abbiamo anche approfittato per illustrare quello che è il protocollo d'intesa firmata a livello nazionale dalle strutture nazionali di CGL, CGIL, UIL, confederale dei pensionati rispetto all'ipotesi di modifica delle pensioni del nostro paese. Abbiamo illustrato che l'accordo prevede una serie di miglioramenti sia sulla quartordicesima, sia sulla rivalutazione delle pensioni, sia sui requisiti per andare in pensione e sia sulla questione relativa al cumulo dei contributi nelle diverse gestioni, che aveva rappresentato uno dei problemi che molti lavoratori avevano dovuto affrontare in maniera molto pesante nel corso degli ultimi tempi.